siamo all'interno della chiesa del convento di San Francesco in Rovereto, posto nella campagna tra Saltara e Serungarina, tra Querce e Oliveti. Qual è la storia di questo luogo? Una storia dalle origini molto antiche, probabilmente dal primo soggiorno di San Francesco nella terra della Marca e probabilmente qui è nata una prima comunità di fraticelli. Ovviamente abitando delle campagne, un luogo molto modesto. Successivamente, nel XIV secolo, l'edificazione di una prima chiesa, in muratura, con anche all'interno le prime decorazioni pittoriche che poi vedremo. Ma il passaggio significativo avviene all'inizio del XV secolo, anzi nel 1434, come riporta l'iscrizione che vedete in alto alle mie spalle, quando viene edificato il convento più o meno nelle forme che vediamo ora, dietro probabilmente impulso della famiglia Malatesta di Fano, poiché qui aveva trovato rifugio come penitente un loro membro, Galeotto Malatesta, che qui forse è morto qua di stenti, giovanissimo. Nel corso del 600 si orna di altari barocchi, di una cantoria, insomma si impreziosisce considerevolmente e attira molto la devozione popolare. La decadenza inizia nell'Ottocento, sempre meno frati e poi dopo la spogliazione, l'incameramento di tutta la struttura da parte dello Stato, del neonato Stato italiano, e fino allo stato di abbandono completo. Per fortuna negli anni 80 del Novecento è iniziata un'opera di recupero estremamente capillare e minuziosa che ha ridato valore e pregevolezza alle opere d'arte che sono contenute all'interno. Ora andremo ad analizzarne alcune. Troviamo nella cappella laterale, quella a nord dell'edificio chiesastico, che verosimilmente corrisponde forse al primo insediamento architettonico qui a San Francesco e molto probabilmente era in questo spazio in cui si trovava l'affresco che oggi è stato staccato, restaurato e riposizionato qua alle mie spalle. Di cosa si tratta? Si tratta dell'opera pittorica più antica contenuta qui a San Francesco. È attribuita su base stilistica ad Allegretto Nuzzi da Fabriano, quindi un artista che ha operato anche nel nostro territorio a metà del 300, ed è una crocefissione con San Francesco inginocchiato ai piedi della stessa. Un'iconografia abbastanza consolidata, gli elementi stilistici rendono evidente come Allegretto Nuzzi abbia già recepito abbondantemente le novità giottesche nella naturalità dell'anatomia, nel chiaroscuro del perizoma, del panneggio di Cristo, anche in una certa volontà di cogliere l'espressione dolente nel volto di San Giovanni e della Madonna. È un dipinto di buona qualità che sicuramente dava prestigio con la sua collocazione a questo spazio all'epoca. Inginocchiato in basso c'è San Francesco, purtroppo è lacunoso, per cui manca un frammento di pittura che nasconde completamente le fattezze del volto. Ai piedi della croce, sempre superstite rispetto all'ampia lacuna, si intravede il cranio, la parte posteriore del teschio, che allude appunto al Golgota e alla tomba di Adamo, su cui la leggenda vuole che sia stata poi collocata la croce di Cristo. Ma al di là dell'elemento consolidatamente iconografico, è curioso notare come sia il cranio che il teschio sia il teschio che la testa di San Francesco superstite hanno un'analogia formale considerevole. A me ha fatto pensare questo a quanto il concetto di morte sia stato in qualche modo esaltato e approcciato in maniera completamente diversa da San Francesco, il quale per primo ne ha lodato il suo ruolo e la sua funzione con il noto componimento in cui la chiama appunto Sorella Morte. Qui lui si ritrova ad essere escluso nelle sue fattezze umane, mancando il viso e con la sua parte posteriore della testa che echeggia formalmente il cranio posto ai piedi della croce di Cristo. Nell'ambito della pittura devozionale certamente protagonista lo è la figura del santo Sebastiano che vediamo alle nostre spalle dal 1300 fino al 1600 in assoluto,
poiché invocato appunto contro la peste, a tutela della peste, spesso in accoppiata, come in questo caso, con San Rocco. E in questa chiesa addirittura il San Sebastiano lo troviamo in tre raffigurazioni differenti. E si tratta di dipinti che nascono dietro la committenza di un qualche privato, tanto che ai piedi dell'affresco c'è citato un tal Cecchi di Serungarina, c'è citata la data, 1505, non è riportato il nome dell'artista, probabilmente si tratta di Dionisio Nardini, e presenta appunto semplicemente con fare devozionale le due figure dei santi, San Sebastiano trafitto dalle tante frecce e San Rocco che mostra la sua piaga, quindi più esplicito di così per quel che riguarda la tutela dalla minaccia della peste, insomma, mi pare evidentissimo l'obiettivo e il senso di questa pittura. Alle mie spalle, nell'intradosso dell'arcone absidale, c'è una pittura molto lacunosa, pur tuttavia è riconoscibile San Sebastiano. Ne vedete le nudità del braccio e sopra l'aureola si vede un frammento di colonna, quindi senza dubbio è un ennesimo San Sebastiano. Perché è così mal ridotto questo come altre pitture? Perché la chiesa ha subito talmente tante modificazioni e a seconda del cambiamento di gusto pittorico spesso le pitture precedenti, come questa che è sicuramente quattrocentesca precedente all'Alto San Sebastiano, è stata coperta e distrutta volutamente perché poi venisse ricoperta con un'altra pittura. Ancora un lacerto di affresco superstite e pur se ampiamente lacunoso è rimasta una testa e questa testa sopra l'aureola mostra ancora una volta un capitello di colonna. Certamente si tratta ancora di un San Sebastiano. Non è inverosimile ipotizzare che ce ne fossero tanti, poiché appunto la devozione induceva a prediligere quel tipo di soggetto di invocazione. La caratteristica di questo, che è ugualmente quattrocentesco precedente, quindi a quello cinquecentesco, è che l'aureola è lavorata leggermente a sbalzo, cioè presenta delle incisioni. Certamente era rivestita, ricoperta da una patina dorata che si è persa, però l'incisione è ben evidente con una luce radente. Gli affreschi absidali sono attribuiti a Giovanni Antonio Bellinzoni, un buon pittore pesarese della prima metà del Quattrocento. Di cosa si tratta? Sicuramente all'epoca aveva provveduto a decorare tutta la parte absidale, quindi anche tutte le nervature, costoloni. Ora superstite c'è la parte centrale con una crocefissione abbastanza canonica, iconograficamente parlando, e ai lati una coppiata di dipinti con una triade di santi. San Sebastiano irto di frecce, San Francesco con il saio e stimmate, e poi all'estrema destra il beato Galeotto Malatesta. Anche questo una figura molto rarissima nell'iconografia, tanto che ancora una volta sotto è riportato il nome. E chi è questo beato Galeotto Malatesta? Cosa ci fa qua? Probabilmente l'inserimento è dovuto al fatto che, sempre probabilmente, il beato abbia vissuto questo luogo prima che ovviamente la chiesa venisse edificata. Si è votato appunto alla povertà, quindi è rappresentato con un abito molto povero, un semplice cappello. Non ha l'aureola compiutamente, poiché non è un santo, ma è semplicemente un beato, quindi ha questa raggiera che gli disegna un qualche status di santità, ma non la piena e legittima iconografia di santo. Pietro e Paolo sono rappresentati nella iconografia classica, quindi con le chiavi e con la spada. Più interessante per noi, semmai, è la figura di Santa Mustiola, una santa di venerazione molto circoscritta, una santa martire della prima ora, insomma, del III secolo, venerata a Chiusi, e non si capisce come mai sia stata inserita all'interno di questo affresco, tanto che il pittore si è sentito in dovere di scrivere sotto, seppure parzialmente a brasa, la scritta che la identifica, poiché Santa Mustiola, insomma, sappiamo molto poco e poche sono le immagini che la riproducono. Perché qui a Saltara si è ritenuto opportuno inserirla? Non lo sappiamo, non ci sono testimonianze documentarie in questo senso. Come viene rappresentata? Beh, una santa martire, quindi immancabilmente con la palma del martirio e curiosamente le due mani in pronazione abbandonate in basso, che è il classico gesto iconografico di accettazione di un destino che non si è in grado di gestire. Mentre per quel che riguarda i santi,
ho avuto la fortuna ai tempi del restauro di salire sull'armatura durante la ripulitura dei primi restauri e dall'alto si nota come il Belinzone abbia prodotto volutamente una deformazione delle teste rendendole molto oblunghe in modo tale che per noi che guardiamo l'affresco dal basso poi recuperino una proporzionalità più adeguata. Le aureole sono ugualmente lavorate con la pastella in oro, in parte persa. La coloritura, vedete che domina, è una sorta di bruno rossastro. In realtà quella è la coloritura di fondo, su cui poi il Belinzone aveva steso un azzurro a secco. Questo perché il pigmento azzurro di solito reagisce negativamente con la miscela della calce, quindi si altera. Quindi i pittori preferiscono applicarlo a secco sull'affresco. Però, così facendo, quella pittura è più soggetta a staccarsi. Infatti l'azzurro non c'è quasi più se non in alcune parti residui superstiti. Sulla parete sud è presente questo grande affresco incorniciato da una struttura architettonica pretenziosa di chiara foggia rinascimentale. All'interno un San Francesco inginocchiato nell'atto di ricevere le stimmate e di fronte a lui San Bonaventura da Bagnoregio, santificato da poco, e qui presente appunto con il suo saium e con la porpora cardinalizia al di sopra, poiché lui era diventato appunto cardinale. L'affresco è datato e siglato per quel che riguarda sia l'autore che il committente. Circa il committente è ovvio, poiché pagando l'opera ci teneva a figurare. Pittore invece in queste realizzazioni devozionali meno significative raramente compare. In questo caso invece Dionisos Nardini Pinxit è riportato chiaramente. Il committente è Ranaldino Ceccolini da Selungarina, quando il 30 luglio del 1490 è stato realizzato. Al centro della composizione un elemento iconografico abbastanza nuovo, quello dell'Ignum Vitae, l'Arbor Vitae, ovvero questa idea di San Bernardino, di San Bonaventura, di concepire una sorta di legno vitale che poi diventa anche la croce di Cristo, entro cui sono collocati i medaglioni che ripropongono i tanti patimenti e le tante vicende dolorose vissute da Cristo come esempio da seguire per i fedeli. In questo caso l'invocazione va alla Madonna in trono col bambino, un'iconografia anche questa si è diffusa, presente in altri due affreschi almeno all'interno di questa chiesa. La committente è una donna, uxor quondam ser Ioannis de Serungarina, di cui non sappiamo nulla. Il pittore probabilmente per motivi stilistici potrebbe ancora una volta essere Dionisi Nardini. È ovvio che in una chiesa francescana ci siano inseriti parecchi dipinti che raffigurano santi francescani, a cui va la devozione dei fedeli. In questo caso Sant'Antonio, francescano, voluto da un committente che si chiamava anch'egli Antonio, padre fra Antonio da Montemaggiore. Mentre alle mie spalle una cosa un po' diversa, un dipinto la cui qualità vedete subito che è di abbastanza basso livello. Se il Sant'Antonio potrebbe essere ascritto all'opera di Dionisio Nardini, quindi un pittore di dignitose qualità, questa pittura qua alle mie spalle invece è una pittura esito di un, non so, di un artista semiprofessionista, verrebbe da dire, qualcuno che come obiettivo si pone quello di soddisfare l'esigenza di un committente che ha poca disponibilità di denaro, e lui ha delle qualità ridotte, realizza un dipinto a basso costo, ma in fondo la funzione di questi dipinti, essendo quella devozionale, non è tanto significativo che siano di altissima qualità, purché rappresentino ciò che debbono rappresentare. In questo caso una incoronazione della Vergine, vedete però con un disegno molto ingenuo e anche una coloritura di bassa qualità, indubbiamente. Come un altro dipinto presente nella stessa chiesa che fronteggia il presente affresco sull'altro lato della navata con la Madonna del Soccorso. Una pratica assai diffusa e per noi sconcertante, diffusa su tutto il territorio nazionale, è quella di, in tempi antichi, di realizzare dei graffiti sulla fascia mediana di una chiesa sopra gli affreschi, riportando annotazioni di qualsiasi genere. Noi questo lo leggiamo come un atto vandalico, invece all'epoca era aspettato come, non so, la possibilità di annotare, di tramandare messaggi significativi, sottolineare episodi particolari, quindi non percepito come un gesto di distruzione,
all'interno di questa chiesa di graffiti di questo tipo ce ne sono tantissimi. Questo è forse il più curioso, il più articolato, è fatto su un frammento di affresco dipinto, altri sono su parti monocrome. E cosa c'è scritto? Una mano ignota riporta una data, 1559, e sotto stete la chiesa, vacante, mesi 4, 8 giorni. Dopo fu fato imidichino fiorentino. Cosa significa? C'è stato un lungo conclave, la chiesa era vacante, cioè il seggio papale non era stato assegnato, per ben 4 mesi e 8 giorni, e dopo fu fatto papa chi? Pio IV de' Medici, ecco il medichino fiorentino chi è. Qua sotto, probabilmente la stessa mano, la grafia è molto simile, 1571, però un po' di anni dopo. Fu roto l'esercito de' Turchi Ali. 7 de ottobre 1571, nel tempo di Papa Pio V sul mare. Qui riferimento addirittura alla battaglia di Lepanto, che effettivamente si è svolta nell'ottobre del 1571, in cui l'esercito, quindi la flotta dei turchi, comandati da due Ali, sia l'ammiraglio che il generale, fu sconfitta sotto l'egida di Papa Pio V, dove? Sul mare. Dopo aver studiato e osservato attentamente tutta la superficie muraria della chiesa, mi sono accorto in extremis, perché era molto difficile da scorgersi, questo. Cosa c'è qua? Non è neppure percepibile con luce radiante perché è scritto a matita, una grafite. C'è il quadrato magico, quel crittogramma palindromo del Sator, Satora repotenet opera rotas. È appena percepibile, si sta cancellando, non essendo graffito ma appunto disegnato. Perché? Questo è presente, ha una diffusione abbastanza ampia nel tempo e anche nello spazio, però rimane a tutt'oggi il mistero del significato. Veniva adottato da chi? C'è chi ama citare i Templari, ma ci sono riferimenti che lo fanno risalire addirittura all'antica Roma. Rimane appunto un mistero. Di fatto, in un contesto anche cristiano, spesso viene inserito come forse facente riferimento a un'invocazione sacra, però rimane il fascino, il mistero di questo Satore. Ce l'abbiamo anche qui a San Francesco in forma diafana, che tende leggermente a scomparire.